Il fatto di cronaca più importante in questo periodo è sicuramente quello di Chiara Petrolini. Chi è Chiara Petrolini? Chiara Petrolini è quella ragazza di 22 anni che ha partorito per ben due volte e ha ucciso i suoi figli e seppelliti praticamente in giardino. È una storia che fa rabbrividire. È una storia che però si allinea a quello che sta succedendo in questi ultimi tempi. Padri di famiglia che ammazzano moglie e figli, figli che ammazzano genitori, madri che uccidono i figli. E naturalmente è chiaro che in misura minore è sempre successo. Allora ci viene da domandarci: da dove viene questa pazzia, questa violenza, questa assurdità? Tante persone, come al solito, rispondono che è a causa delle sacre benedizioni, le sacre benedizioni che hanno dato alla testa alle persone che l'hanno fatta. Naturalmente la realtà non è questa. La realtà viene da molto lontano. Viene da un nuovo modo di vedere la famiglia, non più come una risorsa, come una cosa sacra. Un tempo la famiglia era il nucleo sacro di un uomo e di una donna. La famiglia era la cosa più importante. Da qualche anno si sta divulgando un'idea malsana, l'idea assurda di vedere la famiglia, di vedere i figli, di vedere le componenti di un proprio nucleo familiare come qualcosa che, nella migliore delle ipotesi, non ha valore, nella peggiore delle ipotesi, da scartare, come hanno fatto queste persone qui. Questo è quello che hanno divulgato. In secondo piano c'è una mancanza dei valori, quei valori di cristianità, di italianità che aveva prima l'Italia e che negli ultimi tempi, anche per colpa delle stesse istituzioni citate, sono venuti meno. E poi c'è una legislazione che praticamente incentiva coloro che distruggono la famiglia. Pensate a tutte le leggi fatte sui divorzi. La prima pietra distruttiva della famiglia fu il divorzio. Perché? Perché da un'idea che poteva essere sacrosanta, ovvero quella di chiudere una relazione anche se si è sposati, c'è stata una decadenza folle, una decadenza terribile del principio
di comune assistenza che si aveva all'atto del divorzio. Perché oggi la famiglia viene vista come qualcosa di terribile? Perché tutto nasce da quelle leggi successive al divorzio che hanno portato a pensare che in un qualsiasi momento la propria moglie, i propri figli possono diventare la tua condanna a morte. Perché? Perché si aiuta, si sostiene in maniera scordinata soltanto la ex moglie, i figli, e si mandano alla rovina gli uomini. E questo è la pietra principale per cui oggi nessuno si sposa più, nessuno fa più figli, e quando c'è quella possibilità che ci possa essere un divorzio, la famiglia diventa, la ex famiglia diventa il mostro da abbattere. E chiaramente anche le donne, una volta visto che tantissime coetanee, più giovani, più vecchie, quello che volete voi, vivono fino a 50 anni con una totale mancanza di propri obblighi, senza la mancanza di qualsiasi propria responsabilità, è chiaro che poi quando si vedono arrivare dei figli hanno l'incubo di poter essere meno felici delle loro coetanee o degli altri. Quindi, per concludere, le ragioni attuali di queste pazzie, di queste disgrazie terribili, di queste follie che toccano uomini, donne, ragazzi, persone ricche, persone povere, deriva tutto da quel disordine che è ormai perniante nella società italiana e nella società europea in genere, in cui non ci sono più quei capisaldi di famiglia, di lavoro, di futuro, di costruttività che c'erano soltanto pochi anni fa. Tutta questa stortura porta alle tragedie che purtroppo abbiamo visto anche i giorni scorsi. Ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.